Simona Dolci è nata a Pesaro nel 1950, è stata assistente presso il Dipartimento della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze dal 76 al 1980. Ha insegnato disegno geometrico, arte e storia delle arti visive. Dopo l'incontro con la pittrice Nerina Simi, lascia l'architettura per dedicarsi totalmente alla pittura, studiando prima con la stessa Simi dall'84 all'87 e poi allo studio Cecil Graves dal 1988 al 91. Il suo lavoro si concentra soprattutto sulla pittura figurativa e sulla ritrattistica. Ha tenuto numerosissime mostre, fra queste segnaliamo quelle internazionali tenute a Dublino, in Germania, in Virginia, in New Mexico, a San Francisco, a Londra, in Florida, e recentemente ha tenuto una imponente, maestosa mostra nel chiostro di Sant'Agostino a Pietrasanta, che vi invito ad andare sul nostro canale YouTube a rivedere, perché è veramente stupefacente, e per questo, e non solo per questo ovviamente, oggi le consegniamo il premio Caterina de' Medici, e lo farà l'accademico Stefano Cappelli. Ringrazio Fabrizio Borghini che mi ha gentilmente invitato a questa bellissima manifestazione, e altrettanto gentilmente è venuta a visitare la mostra che si è svolta a Pietrasanta e mi ha fatto una magnifica intervista. La mostra si chiama Il dolce rumore della vita, da una poesia di Sandro Penna. Ed è appena conclusa, è durata 3 mesi ed ha avuto un enorme successo di pubblico. È molto commovente per me ricevere questo premio in questo luogo magnifico, in questo spazio dove si sono affrontati i grandi maestri, come si diceva prima, Leonardo, Michelangelo, e qui c'è Michelangelo, il genio della vittoria, e Vasari, il grande pittore intellettuale, scrittore. È anche molto importante per me dedicare questo premio ai miei maestri, 2 artisti fiorentini. Come diceva Fabrizio Borghini, io sono di formazione un architetto e di vocazione un pittore. I miei 2 maestri, uno un architetto, Leonardo Ricci, con cui ho studiato e lavorato, e l'altra Nerina Simi, con cui ho scoperto e portato avanti la mia vocazione artistica. Purtroppo ambedue maestri contemporanei, ma non più tra di noi. Vorrei invece menzionare e nominare con affetto 2 anglo-fiorentini, o meglio dire American-fiorentini. Sono i 2 direttori della scuola per cui lavoro, Daniel Graves e Susan Tintori. La scuola che abbiamo fondato e portato avanti insieme si chiama The Florence Academy of Art. È una scuola d'arte e riceve ragazzi da tutto il mondo che ci chiedono di imparare a disegnare e a dipingere come disegnavano e dipingevano i nostri antenati artisti. Io sono un pittore figurativo e in un momento in cui questo settore dell'arte è un attimo discriminato, vorrei portare la mia testimonianza, e di nuovo ringrazio per questo. Grazie, grazie professoressa, grazie. A Simona Dolci, premio Caterina de' Medici, lo consegna l'accademico Stefano Cappelli. Grazie per la sua partecipazione.